Grazie consigliere Abbate. Consigliere Nero. Ho il buco. Che chiudiamo la fase dell'interrogazione del consiglio. Prego consigliere Nero. Grazie Presidente. Allora la mia interrogazione l'avrei rivolta, posso rivolgere al Sindaco, l'avrei rivolta alla Pagliara ma anche al Sindaco. No, penso che mi possa rispondere anche lei perché credo sia informato sulla questione, e cioè i lavori di Viale Castello, a che punto sono? Perché risultano bloccati o sbaglio? E se è così, cioè lo stanno proseguendo, cosa ha provocato appunto questa interruzione? Non, perché appunto, vabbè, mi risponda se è così innanzitutto. Allora, io le darò una parziale risposta, perché se lei mi chiede lo stato degli atti io devo rispondere con, diciamo, un carteggio dettagliato. Una cosa lo so, che quella opera pubblica che era morta e che adesso è resuscitata grazie ad un impegno costante su, se poi mi devo, ma non voglio scendere, soffermare su tutte le problematiche di quell'opera pubblica e su tutto quello che è stato fatto per risolverle parzialmente, lo posso anche fare, ma vorrei evitare, cioè poi in una prossima seduta che lo ritengo necessario lo farò, mio padre. Detto questo, non ci sono motivi ostativi alla prosecuzione dei lavori, siamo in periodo estivo, so che è stato presentato un altro saldo dalla ditta, allora consigliera Nino, io non volevo scendere in polemica, però se lei fa la professoressa io devo rispondere all'interrogazione in maniera seria, perché no, lei non mi può venire a bacchettare dicendo è proprio quello, perché non sta parlando con i suoi alunni. Allora, detto questo, Sindaco, si calmi, non usi questo tono. Silenzio sindaco. Faccia, dia la risposta, non evitiamo commenti all'altare. Dia la risposta se la vuole dare, altrimenti andrà all'assessore Pagliara. Chiederei di evitare il rintuzzare, forse l'ho percepito male. Se l'ho percepito male chiedo scusa, ma solitamente non immagino le cose. Allora, è stato presentato l'ultimo mio intervento conoscitivo, risale ad 8-9 giorni fa, ed erano 8-9 giorni fa, non 8-9 mesi fa, ed erano pronte le determine di liquidazione dell'ultimo saldo fatto dalla ditta. Quindi questo è l'ultimo stato dell'arte che io posso trasmettere al Consiglio Comunale. Se lei mi dice è stata fatta la liquidazione, non lo so. Per questo ho detto, la risposta la girerò all'assessore, che dovrà documentarsi col carteggio perché il mio è vecchio di 8 giorni, e rispondere in maniera puntuale e precisa. Perfetto, grazie signor Sindaco. Quindi credo. No, vorrei la mia domanda. Quindi credo che sua. Io vorrei sapere nel dettaglio, Presidente, non ho articolato ancora, non l'ho completata. Sì, allora praticamente il sindaco ha un salto. Ma io l'articolo mi fa parlare, sì, prego. Se mi fa parlare, altrimenti possiamo chiudere. Sì. Stavo dicendo, da quello che ho capito il sindaco, non sa altro, quindi lei sicuramente la potrà completare se ha ulteriori questioni da porre sull'argomento, ma sarà girata all'assessore Pagliara che risponderà con una maggiore documentazione. Sì, allora la completo l'interrogazione. Io vorrei sapere, quindi mi è sembrato di capire che al momento quali siano le motivazioni, non lo sappiamo, sono fermi i lavori. Allora, non credo che il sindaco abbia detto questo, no, Giuseppe, se, no, quindi stanno lavorando? Ripeto, il sindaco ha detto che ha aggiornato 9 giorni fa, credo che stiano lavorando. Quindi stanno per lavorando. Avere situazioni più aggiornate le risponderà l'assessore Pagliara. Scusate, a lei non è stanno lavorando?
una risposta scritta, scritta, possibilmente nei tempi previsti. Allora voglio sapere se quante sale sono state fatte, quanto è stato liquidato per ogni sal e se proseguiranno i lavori. Perché il mio timore, però lo esprimo così a livello di timore, è che la ditta non si sia fermata perché il pagamento dell'opera al 100% è stato già diciamo, fatto e quindi adesso rimane la parte dell'opera che verrà liquidata al 60% e l'impresa, perché ho letto un carteggio dell'impresa in cui la mente chiede al comune una serie di revisioni del compenso, mi sono persa, che volevo dire, insomma l'impresa adesso non accetta il resto del compenso che rientrando nella competenza dell'OSL verrà pagato al 60%. Si è perso, segretario? Ah, ok, chiaro, lo ripeto. Io temo, forse questo è il motivo del nervosismo del sindaco, non lo so, perché io non ho detto niente, ho semplicemente fatto una domanda. Ok, va bene, poteva rispondere semplicemente così, no, senza richiamare la mia professione che non c'entrava proprio nulla in questo contesto. Quindi il mio timore è che l'impresa non voglia proseguire perché non accetta il pagamento al 60%. E quindi se così fosse, io vorrei capire come l'amministrazione intende risolvere la questione. Questo è tutto. Ora la seconda interrogazione, posso fare la seconda interrogazione? E però non c'è l'assessore Venditti, è andato via? Assessore Venditti in aula, credo sia pure. Assessore Venditti in aula. Pure qualche altro consigliere. Che opposizione ha? Se vuoi questi sono. Non mi sembra, però posso dire, questo, anzi lo dico fuori dai microfoni, ma lo dico al microfono. Cioè non mi sembra bello che mentre un consigliere fa le interrogazioni si alzano e se ne vanno tutti quali, anche se non sono informati sulla questione che io sto ponendo. Credo che sia interesse di tutti sentire perché non vanno avanti i lavori in Viale Castello oppure sentire quello che adesso io ho da chiedere. Mi sembra molto maleducato. E qua la faccio veramente la professoressa. Prego, è arrivato l'assessore Venditti, può procedere con l'interrogazione. Ok, allora, assessore, io le faccio una sollecitazione e voglio sapere se ha trovato le risposte a quella segnalazione che io gli ho fatto dello stato in cui versa l'area retrostante Piazza Pitta. Si ricorda, ne abbiamo parlato in maniera privata. Lei poneva, siccome appunto faccio diciamo una ricapitolazione per chi appunto ci ascolta, è un'area incolta su cui insomma, cresce erbaccia e tra l'altro è stata segnalata anche la presenza di una simile discarica, pare che vadano a versare inerti, insomma è una situazione da tenere sotto controllo, tanto più che qualche settimana fa è stata anche oggetto di un principio di incendio e mi dicevano che da quelle parti c'è anche un'armeria, quindi insomma la situazione è pericolosa se l'incendio fosse divampato ulteriormente anche a ridosso delle abitazioni. Quindi io ho chiesto via informale, privata, all'assessore di intervenire per ripulire l'area e l'assessore mi rispondeva che doveva accertare innanzitutto la proprietà. L'ha fatto questo? È riuscita a venirne a capo innanzitutto su questa questione? Prego, assessore. Ho interrompito con gli uffici. Venga a sapere che il funzionario con cui ho interrompito, nella fattispecie se non è l'ingegner Paparo, si trova via. Comunque, a breve vedrò la risposta. Perfetto, grazie. Grazie, allora vorrei poi essere insomma notizia anche perché il pericolo è soprattutto d'estate, quindi insomma fate presto, adesso è ritornato dalle ferie, ingegner Barbaro, ok? Grazie. Grazie consigliere Viro, quindi abbiamo concluso anche la fase delle interrogazioni e quindi si può dire concluso anche l'odierna seduta di Consiglio Comunale, quindi saluto tutti i presenti, ringrazio i consiglieri che sono rimasti fino alla